Eravamo negli anni Ottanta, quando in tutto il mondo spopolava la serie televisiva americana Happy Days. Le vicende di Fonzie e della famiglia Cunningham fecero presto il giro del mondo, ma oggi, a distanza di un tot di anni, grazie alla... siamo in grado di presentarvi le vere avventure della celebre famiglia americana. Non ci resta che collegarci con... i Cunningham. Ehi! Fai piano, Ricky. Spegni tutte le luci. Tuo padre sarà qui tra poco. Dai. Va bene, amicone. Ecco, adesso è tutto buio. Alfredo, togli subito la mano da dentro le mie mutandine. Scusa, pulcino mio. Zitti, zitti, sta entrando. Dai, Zebraccia, muoviti a entrare qua. Ti voglio sfondare i buchi di c***o. Sorpresa! Perché? Tanti auguri, signor Cunningham! Auguri, papone! Figa, eh? E voi cazzo ci fate qua? Ma non vedete che stavo per sbroffare la mulattiera qua? Ma signor Cunningham, oggi è il suo compleanno! Oh, basta con queste trombette qua, porco... compleanno no, ma avete rovinato la sbroffata! Anzi, aspetta, fai una cosa, vai in camera e aspettami! Già che ci sei, fatti pure un bidet, che l'ultima volta che te l'ho legata mi sembrava di mettere la testa nel sacchetto dell'umido! Papone! Ecco la torta! Che meraviglia, va! E in più ci abbiamo preso un pensierino! Pure, figa! Dai, signor Cunningham, apri il regalo, anzi, indovini cos'è? Mezzetta di eroina. Non proprio. 10 grammi di pesce di gatto? Ma nemmeno, dai, su, lo apra, va bene, dai. Oh, cazzo è sta merda? Come? Ma come è merda? Regalo. È droga? Ma no, è uno smart box di sport estremi. Praticamente lei può scegliere uno sport estremo e lo andremo a fare tutti insieme. Vabbè, non è male, dai. Guarda qua, giro i Lamborghini, scalata della montagna, rafting, scippo i trans. Guarda qua, buttarsi da un aereo. Dai, voglio fare questo qui, dai. Ottima scelta, signor Cunningham. Sì, ok, dai, ora per rotti i coglioni qua, Come? C'ho la toglia di là che mi aspetta. Signor Cunningham, ma visto come siamo in alto? Sì, e non vedo l'ora di buttarmi, Papone, ma perché io devo buttarmi in tandem con Alfred? Perché sì. Dai, stanno a prendere il portellone qua. Allora, prima andate voi e poi arrivo io, così mi fate il video, 3, 2, 1, vai, Franco! Ricky, com'è andato il tuo lancio? Bene! Ho il culetto un po' bagnato, ma bene! No. Ma dov'è il signor Cunningham? Guarda in cielo! Ecco là il mio papone! Che strano però! Io vedo solo una grossa siringa! È sotto, legato con un grosso laccio emostatico c'è il signor Cunningham! Ma no. Eccolo che atterra! Papone! Ehi, figlio di merda! Cazzo, mi guardi in faccia qua, Mi scusi, signor Cunningham, cos'è quella siringa gigante che è appesa alla schiena? Ma niente, Franco, è un nuovo paracadute di mia invenzione. È una siringa piena di elio e pisce di gatto che ti fa atterrare e intanto ti inietta le situazioni gradualmente. Così ti fa il viaggione, no? Una siringa per buttarsi dagli aerei che serve per farsi le pere in volo? Cosa sarebbe? Il paracadute.